Quando finalmente cominciarono a spuntare le piantine nell'orto della mamma, fu una gran festa per tutti. Ma purtroppo un branco di cinghiali distrusse tutto quanto. Fu veramente un colpo terribile. Nessuno aveva più voglia di lavorare, specialmente la mamma, che si ammalò gravemente e fu costretta a letto per parecchi giorni. Jack, controlliamo se la legna si è bagnata. Va bene. Su, bisogna controllare pezzo per pezzo. Ho capito. Secondo me non ha nessun senso aver cura di quella legna. Tanto nessuna nave passerà mai da qui. Flo, pensa a far bene la sentinella piuttosto. Va bene. Non è colpa mia se non c'è mai niente da vedere. Vedo qualcosa che brilla laggiù. È una vela, una grande vela. Franz, una nave, sta arrivando una nave. Sei sicura, Flo? Su, fammi vedere. Più a destra, verso lo scoglio. È vero, laggiù c'è qualche cosa. È una nave. Accendiamo il fuoco. I fiammiferi dove sono? Cerca di stare calma, Flo, è soltanto un uccello. Non è vero. Sì, è vero, tieni, guarda bene, si tratta soltanto di un uccello. Hai ragione. Vola. Sembra un gabbiano. Devi sapere che i marinai chiamano i gabbiani albatro. Davvero? E perché mai? Beh, perché sono esattamente come te, Flo. Tu un gabbiano lo chiami nave. Sei cattivo, Franz. Anna, cara, mi dispiace per il tuo orto. Non pensarci più. Sì. Mi devo rassegnare. Papà, mamma, siamo tornati. Poco fa Flo ha scambiato un gabbiano per una nave. Jack, perché non stai zitto? Sei uno spione. Papà, purtroppo anche oggi niente navi. Va bene, ho capito. A me sembra proprio inutile fare la guardia. Ti sbagli, Flo. Un giorno o l'altro arriverà una nave. Dobbiamo continuare a crederci e fare la guardia. Anna, torna pure in casa a riposarti. Lascia fare un po' a me adesso, papà. Forza, fai pure. Accidenti, così spezzato quest'albero non serve a nulla. Mamma, perché sei venuta fin qui? Mi sento molto meglio. E poi mi vergogno un po'. Perché? Perché tu e Jack ve ne state qui tutto il giorno a scrutare il mare con tanta speranza e fiducia, mentre io invece mi sono lasciata scoraggiare così presto. Mamma.
Ho fatto bene. Ho fatto bene a venire. Ora forse avrò più coraggio. Che ne dici? Torniamo a casa. Oh, ma che avete fatto? La legna si è bagnata e noi l'abbiamo messa ad asciugare. Sono stato io, mammina. Bravo, Jack, hai fatto un magnifico lavoro. Mi è venuta una bella idea. Quale? Dimmela, mamma. Niente, su, andiamo ora. Ecco papà e Franz. Sono loro. Andiamo all'incontro. D'accordo. Non c'è niente da fare. Ma che cosa è successo? Ogni volta che tentiamo di segare un albero si spezza a metà. Proprio quando siamo quasi arrivati alla fine del lavoro. Ma è naturale, Ernest. Eh? Già, voi non lo sapete perché siete sempre vissuti in città. Ma c'è un modo particolare per tagliare gli alberi così grandi, lo sapevi? E come si fa? È impossibile arrivare fino alla fine senza che l'albero si spezzi se continuate a segare il tronco soltanto da una parte. Adesso vi dirò io come fare. Il modo giusto di procedere è di segare un po' da una parte e un po' dall'altra. Così avrete anche la possibilità di controllare da quale parte cadrà il vostro albero. Incredibile. È stato mio nonno a svelarmi questo segreto. Lui segava in questo modo gli alberi grandi. Già, c'è una soluzione per ogni problema. Proviamo subito la tua. Vediamo di farlo cadere da questa parte. Che ne dici, Anna? Basterà così? Sì. Allora attacchiamo dall'altra parte. Papà, fa provare un po' a me, per favore. Eh? Oh, certo. Guarda, è pronto a cadere. Oh, magnifico! Ed è rimasto completamente intero. Che cosa vi avevo detto? Ora dobbiamo liberare il tronco dai rami. Flo, vuoi prendermi la scure di papà? Subito! Ci saranno molto utili. Ecco, mamma. Flo, mi aiuti a portare la legna? Certo. Ne abbiamo presa tanta, vero, mamma? Sì, cara, ma ce ne serve ancora molta. Maledizione, la sega non si muove più. Aspetta, lascia provare me. È vero, non si muove di un solo millimetro. Ho capito. Il taglio si è ristretto per il peso dell'albero e ha piegato la sega. E allora che cosa possiamo fare? Dobbiamo trovare una soluzione. Non preoccuparti, Franz. Adesso ci penso io, vedrai. Adesso tira fuori la sega. Ehi, ora funziona. Già, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito. Questa volta la mamma non potrà burlarsi di noi. Vorrei vedere. Jack, portamene ancora. Va bene. Ma che cosa fai, Merkel? Fermo! Merkel, scendi giù, avanti! Ancora un po' e avrai finito il tuo lavoro, asinello. Oh,
Grazie tante, Flo. Grazie anche a te, Asimov. Senti, mamma, dove prenderai i semi per il nuovo campo? Ne ho messi da parte la metà, nel caso in cui non avesse funzionato la prima volta. Fantastico! Solo la signora Robinson poteva essere così previdente. Oh, Flo, che dici? Riposiamoci un po'. Scusa, papà, non sarebbe meglio portare direttamente in mare la canoa? Sarà certamente più leggera di questo grosso tronco. Ma certo che sarà più leggera, Franz. Ma non hai considerato che sarà anche molto più fragile di questo tronco? E poi dovremmo trasportarla a spalla per un bel tratto fino al mare. Sarebbe in ogni caso un'enorme fatica. Ho capito. Allora è meglio far scivolare il tronco fino alla spiaggia. Se sei stanco, possiamo farlo domani. No, papà. Dobbiamo riuscire a finire entro oggi, per essere bravi almeno quanto lo è la mamma con il suo campo. Ma certo. Allora muoviamoci, forza. Allora, come va il tuo recinto? Bene, il lavoro va avanti. Flo e Jack mi stanno aiutando moltissimo. Ah sì? Davvero? Davvero, lavorano molto e senza lamentarsi. Bene, anch'io sono soddisfatto, sai. Franz è un aiuto prezioso per me. Sai cosa pensavo? Noi ci lamentiamo sempre per la sfortuna di essere finiti su quest'isola deserta, ma io sono convinto che quando torneremo nel mondo civilizzato, questa esperienza sarà stata importantissima per i nostri figli. Hai ragione, ne sono convinta anch'io, Ernest. Ecco, è a posto. Jack, dammi un altro pezzo. Ecco, Fla. Ancora, Jack, per favore. Ecco, prendi. Adesso possiamo cominciare a seminare. Sì, mamma. Oh, è un bellissimo recinto. Avete terminato la canoa? No, purtroppo abbiamo una sola scura e ora sta lavorando Franz. A proposito di attrezzi, servirebbero anche a noi. Di che cosa hai bisogno? Mi servirebbe una vanga. Ho deciso di piantare dei meloni, ma è necessario vangare la terra per permettere ai semi di crescere. Potrei anche usare una pala, se non c'è una vanga, ma di legno duro. Di legno duro? Ho sentito dire che in Brasile cresce un albero particolare chiamato albero di ferro proprio per l'eccezionale resistenza del suo legno. Forse cresce anche qui. Pensi di cercarlo? Grazie. Legno ferro. Questo sembra abbastanza duro. No, non lo è. Neanche questo va bene. Come va il lavoro della mamma? Bene.
Ha già finito di seminare. Allora noi dobbiamo finire la canoa prima che spuntino le sue piantine. Ah, ce l'abbiamo fatta finalmente. Domani organizzeremo una cerimonia per il varo. Una cerimonia? Sì, perché è la prima volta che va in mare. Ah, ci salirò anch'io. Certo, sempre se ce la fa a galleggiare. Vorrei salirci per primo. Va bene. Le piantine stanno per spuntare, vero? Sì, ormai è questione di giorni, domani o dopodomani, spero. Non vedo l'ora. Oh no! Le piantine! Sembra proprio che vengano dal campo. Andiamo! Certo, andiamo subito. Che cosa è successo? Accidenti, questa volta sono stati gli uccelli. Non ci abbiamo pensato. Un recinto non può bastare a fermare gli uccelli. Hai ragione, avremmo dovuto pensarci. Mamma, voglio salire anch'io. Aspetta un attimo, Jack. Prima deve salirci Franz. Sì, ecco. Ora possiamo andare. Urrà, ce l'avete fatta! Oh no! Che sta succedendo? Santo cielo, non lo so! Sta imbarcando acqua! Franz! Attento! Oh, che delusione! Ma perché è successo? Probabilmente abbiamo fatto l'errore di usare del legno troppo giovane che si è crepato asciugandosi. Non si può aggiustare? No, se turiamo questa falla se ne formerà un'altra. Ormai non c'è più niente da fare. E noi che credevamo di aver pensato a tutto. Oh. Che cosa c'è in quel sacchetto? Semi di grano, di mais e anche di meloni. Cosa? Ma come, ne hai ancora? Sì, li ho conservati temendo il peggio. Ho deciso di non rinunciare, nonostante i fallimenti. Ma come farai ad impedire agli uccelli di mangiare i semi? In qualche modo ci riuscirò, mi è già venuta un'idea. Flo e Jack, avete voglia di darmi una mano? Che dobbiamo fare? Dovete andare subito sulla spiaggia a raccogliere molte conchiglie, eh? Di che tipo? Sai che ce ne sono molte qualità. Scegliete quelle grandi e brillanti. Ce ne sono alcune che luccicano come un arcobaleno. Ah, bene. Quando ne avrete raccolte molte, fate a tutte un piccolo foro, in modo da infilarle. Sì, va bene. Vieni. Sì. Cosa ci vorrà fare la mamma con queste conchiglie? Non vanno bene nemmeno per fare una collana. Oh,
Hai fatto un magnifico lavoro. Il nostro campo è al sicuro. Sì. Neanche noi dobbiamo scoraggiarci. Costruiamo un'altra canoa. Bene. Però dobbiamo usare un legno molto più resistente. Lo stesso della pala e dei remi. Vuoi dire il legno ferro? Ma è molto duro. E sarà anche più difficile da lavorare. Dobbiamo provare lo stesso. Sono sicuro che ce la faremo. Bene, io ci sto. Così papà e Franz cominciarono a fabbricare un'altra canoa. Ma questa volta misero prima la legna ad asciugare. Il legno usato era talmente duro che hanno dovuto inventare un nuovo sistema di lavorazione. Prima si spalma il legno con dell'olio e poi si scava con uno scalpello a poco. È un lavoro lentissimo che progredisce solo di pochi millimetri alla volta. Ma papà e Franz non si scoraggiano e continuano senza tregua il loro duro lavoro.見張り番なの。次回メルクルを助けて、お楽しみに。